I quasi 2 anni di scuola passano tra le difficoltà della nuova lingua da imparare, nuovi equilibri da trovare, la possibilità di lavorare solamente 28 ore a settimana con conseguenti entrate ridotte e la ricerca di un lavoro che potesse poi garantire un visto lavorativo. Il tutto in una società molto diversa da quella in cui eravamo cresciuti. Ho 31 anni, sono digital marketing manager di professione e travel blogger per passione. Il mio blog si chiama Worldship Trips e mi trovate anche su Instagram e su Facebook. Io non ho proprio cambiato vita, ho solo cambiato posto dove viverla. Il 27 giugno 2017 ho lasciato la mia vita in Italia e ho iniziato la mia avventura giapponese, perché è qui che ho sentito essere il mio posto nel mondo. Tutto iniziò nel 2013, quando io e il mio compagno di allora scovammo un'incredibile offerta di viaggio per 5 giorni a Tokyo. Sulle scale dell'uscita sud della stazione di Shinjuku restiamo folgorati e da quell'incontro siamo tornati in Giappone ogni anno per esplorarlo in lungo e in largo, studiarne la società moderna, immaginare come ci saremmo trovati e capire come trasferirci. Poi nel 2017 decidiamo di lasciare tutto, incluso il lavoro a tempo indeterminato grazie al quale avevamo costruito solide basi per intraprendere questa avventura e per tornare sui banchi di scuola, in Giappone, con un visto studentesco, il più relativamente semplice da ottenere. I quasi 2 anni di scuola passano tra le difficoltà della nuova lingua da imparare, nuovi equilibri da trovare, la possibilità di lavorare solamente 28 ore a settimana con conseguenti entrate ridotte, e la ricerca di un lavoro che potesse poi garantire un visto lavorativo. Il tutto in una società molto diversa da quella in cui eravamo cresciuti. Arriva così la fine della scuola e si prendono decisioni importanti, le strade si dividono e io decido di lasciare il visto studentesco e tuffarmi nel mondo giapponese del lavoro. La fortuna aiuta gli audaci, si dice, e così trovo lavoro per un'agenzia nel settore del turismo e digital marketing, i miei 2 grandi interessi. Finalmente, dopo 4 mesi di agonizzante attesa di una risposta da parte dell'immigrazione, ottengo il primo visto lavorativo e il mio sogno di vita in Giappone finalmente si realizza. Ora, 1 anno e mezzo e una pandemia mondiale dopo, sono ancora qui. Lavoro da remoto nel digital marketing e continuo a costruire la mia vita in Giappone, godendomi ogni singolo istante e non smettendo mai di essere felice, pronta ad affrontare la prossima avventura, che chissà potrebbe riguardare proprio Worldship Trips, il mio blog di viaggi. Il Giappone non è un paese che ti aiuta, bisogna farcela da soli. Raccogliere tutte le proprie energie, tutta la propria forza, lavorare sodo, non farsi abbattere dalle difficoltà o nascondersi dietro scuse. Bisogna farcela da soli. Ma quando avete un sogno dovete credere in voi stessi, raccogliere tutta la forza, tutto il coraggio che avete, credere nelle vostre possibilità e non abbattervi davanti alla prima difficoltà, piangervi addosso o nascondervi dietro inutili scuse. Avete tutta la forza necessaria per raggiungere i vostri obiettivi dentro di voi. Dovete solo tirarla fuori e più difficoltà affronterete, più diventerete forti e più il successo vi renderà felici.